Buonasera a tutti, benvenuti all'apertura di questo nuovo corso, il TDC 036, e la teologia alla prova del Covid-19, dialoghi con la scienza. È un passaggio importante questo, in questa situazione che stiamo vivendo della pandemia. Forse qualcuno si era illuso che fosse alle spalle, in realtà ci ritroviamo a riflettere intorno a questa realtà in piena situazione di emergenza. E allora l'importanza diventa quella non soltanto di riflettere sui fatti e fare delle statistiche o vedere quello che accade nelle diverse situazioni, ma provare a coglierne il senso. È per questo motivo che abbiamo pensato di avviare questa iniziativa che è aperta ai tanti, quindi a coloro che sono collegati soprattutto in rete. Il saluto adesso e l'introduzione da parte del nostro decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana, il professor Philippe Rentschess, che presenterà le ragioni di questo corso e introduce ufficialmente il nostro percorso. Grazie. Grazie, Don Dario. Buonasera. Il mio saluto va a tutti voi che avete aderito a questa iniziativa della Facoltà di Teologia, a quanti dall'esterno dell'Università si riuniscono a noi online per poter approfondire un tema di così grande attualità, agli studenti e docenti della Facoltà di Teologia che si sono iscritti, al professor Dario Vitali, promotore del corso, dell'incontro di stasera e degli incontri successivi, e in particolare al dottor Ernesto Burgio, virologo di carissima fama che ringrazio sentitamente per onorarci con la sua presenza e soprattutto per aver accettato di condividere con noi la sua esperienza che ci introdurrà nel vivo della questione che ci sta mettendo alla prova tutti. L'elevato numero delle adesioni rispecchia il bisogno diffuso di riflettere sul dramma che sta affliggendo l'umanità. Mai una pandemia è stata così globale o perlomeno così seguita e divulgata dai mass media. Tanto maggiori sono i dati e le notizie che ci travolgono, tanto più urgente diventa per noi l'esigenza di andare oltre il livello fenomenico. Cosa ci dice e cosa non ci dice questa pandemia? Come modifica il nostro modo di sentire le cose e come dovrebbe cambiare la nostra interpretazione della vita? Nel dépliant di presentazione del corso abbiamo ricordato lo slogan spesso ripetuto che niente sarà ma più come prima. Ma come dovrà essere questo poi? Una nuova visione delle cose, una nuova Weltanschauung, come si dice nella mia lingua madre, chi mai ce la potrà indicare? In questo orizzonte si comprende l'importanza del corso al quale oggi diamo inizio. Il titolo, La teologia alla prova del Covid-19, dialoghi con la scienza, di primo acchito può sembrare semplice, mentre a seconda considerazione si rivela essere carico di un impegno ben esigente. Si tratta infatti di un corso che la Facoltà di Teologia ha voluto proporre per rispondere all'urgenza di pensare anche teologicamente un fenomeno che oggi come oggi viene definito ed argomentato, la cui narrativa è dettata dalla scienza.
La stessa scienza nei nostri tempi, come forse mai prima d'ora, ha assunto un ruolo così determinante e così riconosciuto nel processo delle decisioni che i vari governi del globo prendono e in cui impongono ai popoli le misure da adottare per fare fronte alla pandemia. I comunicati dei virologi sono gli oracoli del presente. Tutto questo con ricadute enormi anche sulla Chiesa, sulla vita dei fedeli e non ultimo sugli assetti fondamentali della nostra fede personale. Dal confronto nel consiglio del decano della Facoltà di Teologia è nata la proposta a cui diamo inizio stasera. Non spiegherò adesso nel dettaglio il metodo che verrà illustrato dal moderatore, ma non voglio nascondere qui la posta in gioco che è molto grande. Di fatto, se la modalità scelta per il corso è quella del dialogo tra scienza e teologia, esso significherà mettere a confronto due piani distinti, due registri diversi. Lo scopo che pertanto ci proponiamo è di raggiungere durante i diversi momenti di dialogo quello di elaborare insieme una comprensione della pandemia che legga il fenomeno del dramma in prospettiva di una logica teologica. Intanto una cosa è certa, ambedue, scienza e teologia, hanno da imparare dal reciproco ascolto. Come decano della Facoltà di Teologia sono felice di patrocinare questo corso. Il mio desiderio è che possa diventare un momento di vero incontro tra noi partecipanti e un'occasione importante per la vita accademica della Facoltà, in grado di mostrare anche al di fuori dall'ambito strettamente accademico la vivacità e la fecondità del dibattito teologico, così da dare il nostro piccolo contributo affinché in noi possa mantenersi viva la speranza e da crescere il coraggio ad andare incontro al futuro. Un buon corso a tutti. Grazie. Grazie al padre Renches, il nostro decano, che ci ha illustrato gli obiettivi e il percorso di questa nostra iniziativa, anche con le ragioni profonde che hanno ispirato le nostre scelte. Il confronto nel Consiglio del Decano è stato veramente fruttuoso per poter organizzare un percorso che nelle prossime volte vedrà protagonisti i dipartimenti di questa nostra facoltà, il Dipartimento di Teologia Biblica, quello di Teologia Patristica, quella di Teologia Fondamentale, di Teologia Dommatica e di Teologia Morale. E in questo primo nostro incontro introduttorio vogliamo però affrontare la situazione così come si presenta e dare la parola al dottor Burgio per dirci quello che è stato, quello che è e quello che si prevede sarà lo sviluppo di questa situazione, come dobbiamo pensare, interpretare i dati, come dobbiamo pensare e interpretare la situazione. Ci viene raccontata in molti modi, chiediamo a uno specialista nel campo di rileggerci la realtà in termini sereni, pacati, come gli appartiene, in maniera tale da darci luce. Non vogliamo né essere rassicurati né essere spaventati. Vogliamo, esattamente come ci compete, conoscere. Conoscere per interpretare. E questo è un passaggio che ci sembra veramente significativo. Per questo affidiamo questo passaggio significativo a una persona, lo ha già sottolineato il nostro decano, di chiara fama nel campo della scienza,
e la sua competenza è nell'ambito proprio dell'epigenetica, della genetica, dell'inquinamento ambientale. Sono temi che, interessandomi a suo tempo, mi hanno permesso di incontrarlo, di conoscerlo e di conoscere la forza del suo discorso. Egli è un virologo di chiara fama, fa parte di tanti organismi, delle CERI, dell'ARTA, del gruppo di studio Covid-19 della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale. È già stato membro del gruppo Children and Environmental Health dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non c'è bisogno di aggiungere titolo a titolo, no, credo che la unica cosa che dobbiamo fare è disporci in un ascolto, come ha sottolineato il decano. Scienza e teologia hanno da imparare dal reciproco ascolto. Oggi, no, grazie ai professori soprattutto che sono venuti, saremo noi ad ascoltare. Gli studenti evidentemente sono stati spaventati dal comunicato dell'università che diceva che le lezioni ormai sono tutte online. La vostra presenza è veramente significativa per dare a questo momento quel carattere anche di dialogo che proveremo ad aprire nella seconda parte, laddove rimanesse qualche virgola di tempo, perché l'argomento è di quelli sostanziosi e le cose da dire sono veramente molte. Dottor Burgio, grazie della sua presenza. Bene, sì, io sono quasi emozionato, anche se sono abbastanza abituato a parlare in pubblico, ma non in un contesto come questo. E aprire un confronto di questo livello, io devo dire che vi sono grato, soprattutto per la fiducia che mi avete accordato. Perché parlare di una tematica come questa oggi, in una situazione in cui c'è un'enorme confusione e tante pseudo-verità da parte di persone più o meno esperte, è già difficile. Riflettere, come faremo soprattutto nei prossimi incontri, ma già un accenno lo farei anche adesso, su quello che il decano ha appena accennato, ma in maniera assolutamente, secondo me, fondamentale, riflettere su una nuova Weltanschauung, o meglio forse tornare all'antica Weltanschauung che abbiamo persa, cioè a una visione per cui un dramma epocale come quello in cui stiamo purtroppo precipitati e da cui speriamo di uscire il più presto possibile, riflettere in chiave metastorica, metafisica, teologica sarebbe veramente fondamentale. Io non ho la competenza, ho un po' di competenza sul piano scientifico, mi occupo di biologia molecolare, di epigenetica, soprattutto per quanto concerne le malattie della prima infanzia, il cancro e disturbi del neurosviluppo, ma sono stato a lungo consulente di un colonnello dell'esercito negli anni degli allarmi pandemici per la prima SARS, per l'aviaria, poi nel 2009-2010 per quella pandemia molto discussa di cui forse ricorderete, la cosiddetta suina o messicana, che poi forse è stata in quel caso esasperata. Abbiamo già allora proposto una visione più generale e più prospettica di quello che sarebbe successo nei prossimi anni. Avevamo anche cercato di convincere chi di dovere a elaborare dei piani di preparazione alla pandemia. Come forse saprete, in Italia questo non è avvenuto, in alcuni paesi sì, proprio la Germania per esempio in Europa si è distinta perché ha saputo, come spesso capita in Germania, affrontare tutto questo in maniera più attenta e più immediata. Noi abbiamo perso forse del tempo, siamo in, diciamo tra virgolette, buona compagnia. Francia, Spagna, Stati Uniti, tutte le grandi
democrazie occidentali hanno purtroppo dimostrato di non essere preparate. Adesso facciamo il punto, diciamo, sul piano scientifico di quello che è una pandemia, perché gli errori fondamentali che abbiamo compiuto sono legati al fatto che noi veramente dal 1957 o al limite dal 68 non eravamo abituati a confrontarci con un dramma epocale come sempre una pandemia è stata nell'ambito della storia. E ancora adesso c'è chi dubita. Ancora adesso troppi mettono in discussione il fatto che siamo in una vera pandemia, mentre, lo sottolineo, la pandemia che stiamo vivendo è una vera pandemia che potrebbe diventare ancora più drammatica se noi non sapremo trovare le contromisure adatte il più presto possibile. Lo dico anche perché, a difesa in un certo senso del nostro governo e dei governi occidentali che stanno cercando di attuare delle contromisure impopolari, e come sapete è molto difficile nelle democrazie occidentali, perché la grande differenza nei primi mesi soprattutto l'abbiamo vista, i paesi asiatici, anche grazie al fatto di avere dei governi di altro tipo, hanno immediatamente bloccato l'epidemia, con delle contromisure decise dall'alto, se vogliamo, molto radicali, hanno bloccato l'epidemia sul nascere. Noi, e questo è sicuramente uno dei lati deboli del nostro modo di governare, ma che è anche la ricchezza delle democrazie, non possiamo fare altrettanto, e questo ha creato paradossalmente la debolezza nell'affrontare una situazione che necessita di contromisure rapide, alcune volte anche drammaticamente dure, che colpiscono le popolazioni sul piano economico, sociale e anche psicologico, non dobbiamo sottovalutarlo. Allora, dicevo, io in questo primo incontro mi soffermerò soprattutto sugli aspetti scientifici, ho messo comunque due o tre o quattro diapositive a un certo punto che sono solo di riflessione, in chiave direi di teodicea, per quel poco che posso proporvi e per i prossimi incontri, perché sono veramente convinto che una pandemia ci mette di fronte a queste grandi domande, e cioè l'onnipotenza di Dio da un lato, i drammi della storia. Credo che non ci sia niente di peggio che delle riflessioni che alcune volte si sentono. Non bisogna mescolare la fede, Dio, di fronte a dei drammi che sono puramente naturali. Non è così. Io credo che noi dobbiamo tornare invece a interrogarci sul significato di questi drammi epocali, perché non ha senso ragionare in questi termini. Allora, io oggi, dicevo, mi soffermo, anzi no, non mi soffermo, vado rapidamente a farvi vedere i passaggi sul piano puramente scientifico di quello che è una pandemia e in particolare quella attuale, e vi propongo solo una prima riflessione che poi svilupperemo nei prossimi incontri, dicevo, di un ambito più legato alla visione metastorica, diciamo, di questi eventi drammatici e possibilmente anche metafisica e teologica. Allora vado rapidamente attraverso le diapositive, che sono veramente tante, ma ovviamente molte servono più come un indice per capire i problemi. Allora partirei dicendo che appunto le pandemie sono stati drammi che hanno sempre sconvolto la vita dell'uomo, sono sempre stati collegati a momenti particolari della storia, molto spesso sono venute fuori dopo guerre, dopo stravolgimenti sociali, non dobbiamo dimenticarcelo. Noi non siamo in guerra forse, ma siamo in guerra contro il pianeta. Questo è fondamentale. Abbiamo determinato delle situazioni, io accennerò ad alcune, per cui lo stravolgimento della vita negli ecosistemi di tutto il pianeta e soprattutto nelle periferie delle grandi megalopole del sud-est asiatico e del sud del mondo ha determinato le premesse per questo tipo di eventi. Comunque da sempre nella storia questo è successo, le pandemie sono state sempre drammi epocali. Dicevo, purtroppo non cambia con facilità. Ecco, per esempio, ed è stato sempre associata, ecco, questo è un primo accenno, a questa sorta di visione drammatica. Questo da un lato è National Geographic, però National Geographic ci
si chiede sulla base di queste immagini antiche, ma perché per esempio nel 1664, 65, 66 i grandi episodi drammatici legati al dilagare della peste e di altre grandi epidemie furono collegate per esempio al mostrarsi delle comete in quel periodo, e perfino l'incendio di Londra fu collegato a questo episodio drammatico, perché era così che normalmente si interpretavano i grandi eventi della storia. E non è detto che fosse un modo, non si riesce a cambiare, cioè si cambia, ci metto molto tempo in questo modo. Io ho enumerato, perché lo fa National Geographic, ma poi ci sarebbe molto più tempo come necessità, ma alcune delle grandi e drammatiche diciamo epidemie o endemie, perché il vaiolo è stato più un'endemia della storia. Il vaiolo probabilmente è stata la prima grande esplosione epidemica di un agente virale nella storia dell'uomo. Non so se ricordate, conoscete questo libro che è stato un bestseller, che ha i suoi limiti ma è interessante, questo libro di Diamond, è un antropologo americano che in questo Armi, Acciaio e Malattie sostiene che l'Occidente ha vinto la sua battaglia, la sua guerra nei confronti degli altri popoli grazie alle malattie, tra virgolette. È un eccesso, è una tesi che forse andrebbe corredata meglio di valutazioni critiche, però è interessante quello che Diamond dice: noi siamo venuti fuori, diciamo noi indoeuropei e noi comunque euroasiatici, da una serie di situazioni, le prime città del mondo, i primi allevamenti, che ci hanno portato ad avere una dotazione di microbi che nelle altre parti del mondo non c'erano. Quando siamo arrivati per esempio in Sud America, in realtà poche centinaia di spagnoli hanno fatto fuori decine di migliaia, centinaia di migliaia di indios. Perché? Perché c'era il vaiolo, il virus del vaiolo, del morbillo e altri virus. È una tesi eccessiva, però è una tesi comunque quantomeno interessante. Le grandi epidemie del passato, io ne ho volute ricordare quelle più famose, la prima epidemia di peste della storia, quella di Giustiniano, che probabilmente nella sola Costantinopoli fece centinaia di migliaia di morti, qualcuno sostiene che furono 5 milioni i morti di allora, 5 milioni di morti nel 540, capite che sono una quantità che oggi è difficilmente rapportabile a quello che stiamo vedendo. La peste nera addirittura avrebbe probabilmente portato a morte nel basso Medioevo una metà della popolazione europea, quindi erano eventi che hanno segnato per sempre la psicologia collettiva e venivano lette appunto in chiave, diciamo, anche teologica, come eccessivamente forse, tra virgolette, castighi di Dio, ma comunque momenti in cui era necessario riflettere sul modo in cui stavamo vivendo e il modo in cui stavamo comunque rappresentando la nostra vita nel modo più o meno corretto o non corretto. Nel mondo moderno non è più così. La prima grande epidemia del mondo moderno, l'influenza spagnola, la cosiddetta spagnola, perché poi probabilmente nasce anche questa dagli Stati Uniti, è la prima volta che compare nel mondo l'H1N1, cioè un virus influenzale che poi rimane da allora, da più di un secolo, in circolazione. Questo chiaramente già è una notizia non particolarmente piacevole. Quando un nuovo virus entra in una nuova specie, fa il cosiddetto salto di specie, in questo caso direttamente dal serbatoio aviario, perché i virus influenzali sono da millenni dentro i volatili, passa nell'uomo, succede questo disastro, perché il sistema immunocompetente umano non era in grado di contrastarlo. Nel 1918 ricordiamo tutti che è avvenuta una prima ondata legata alla Prima Guerra Mondiale che fece alcune centinaia di migliaia di morti, ma chi ha letto le storie della pandemia spagnola sa che da settembre-ottobre è tornata in forma molto più grave e nel giro di pochi mesi avrebbe fatto da 20 a 50 milioni di morti. Capite di cosa stiamo parlando? E capite perché siamo tutti preoccupati e dobbiamo dire: non si può tornare a ripetere un evento epocale non solo di quelle dimensioni, ma neanche lontanamente, perché adesso sappiamo
in teoria dovremmo sapere come contrastare tutto questo. Nel 57 un virus che discende, non ho il tempo di entrare nei dettagli, dall'H1N1 del 1918, cioè l'H2N2, che anche lui è un virus aviario ma è legato al precedente, quindi è meno virulento per noi perché in qualche modo il sistema immunocompetente umano era abituato dalla lunga frequentazione con l'H1N1, quindi è un'epidemia grave ma non è un'epidemia drammatica come la spagnola, la cosiddetta asiatica. Nel 68 si ripete in qualche modo il copione con la cosiddetta Hong Kong, in cui è sempre un virus influenzale, sempre derivato dai due precedenti, si chiama a questo punto H3N2. Discorso analogo, cioè il sistema immunocompetente umano ormai li conosce, non viene travolta la società occidentale per questo. Questi virus influenzali hanno dominato la scena per tutto il XX secolo e forse, e non dovremmo dimenticarcela con troppa facilità come spesso avviene, io non ho quasi sentito citare l'AIDS in questi mesi, invece l'AIDS è un dramma epocale, perché ce lo siamo dimenticati? È una pandemia che ha fatto probabilmente 35 milioni di morti. Ce lo siamo dimenticati, nel senso che sul piano della memoria ci siamo dimenticati, vi ricordate questa foto che fece il giro del mondo, il dramma che fu l'AIDS, non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo occidentale nei primi anni, quando ancora non si sapeva che cosa fosse arrivato, in un momento in cui tutti eravamo convinti che la medicina occidentale avesse risolto il problema delle malattie infettive. Grande errore di valutazione degli anni 77-79, era stato proprio dichiarato, anche grazie a una grande vittoria scientifica, che era stato il controllo del vaiolo, perché proprio nel 78 il vaiolo era stato controllato grazie a una vaccinazione molto ben condotta nelle poche aree in cui ancora il virus del vaiolo circolava. Un grande storico della medicina, Grmek, aveva collegato la scomparsa del virus del vaiolo e l'emergere dell'HIV. Interessante ipotesi, tutta da verificare, in parte non vera, anche perché in realtà l'HIV è passato nella nuova specie decenni prima, ma sicuramente negli anni 70 qualcosa aveva permesso a questo virus, che era un virus delle scimmie, di passare nell'uomo in maniera drammatica. Perché, dicevo, lo abbiamo dimenticato? Perché tristemente la gran parte delle vittime dell'AIDS da 30 anni a questa parte sono nel cosiddetto terzo mondo, e questo ci porta a sottovalutare un dramma che continua. Io ho lavorato in Centrafrica, in Somalia, in Costa d'Avorio, sono andato per anni come pediatra, perché io nasco pediatra, ebbene io vi assicuro che ci sono scene che non dimenticherò mai, bambini soprattutto, noi ce lo dimentichiamo. L'AIDS è una pandemia attualissima, totalmente rimossa, perché non è vicina a noi. Allora, questo perché lo dico? Perché avremmo dovuto saperlo che i virus non sono scomparsi, hanno sempre accompagnato la vita dell'uomo, ora vedremo addirittura da molto prima. Questi sono i dati, non ho il tempo di soffermarmi, ma guardate, il vaiolo per esempio, qualcuno ha valutato 200 milioni di morti per vaiolo nell'ultimo secolo, capite? Perché stiamo parlando di qualcosa di enorme. Eppure, ancora una volta, c'eravamo illusi di avere in qualche modo superato per sempre questo immenso problema. E non è così. Negli ultimi anni erano tornati questi allarmi. Vi dicevo, io mi sono occupato proprio degli allarmi sulla prima SARS, sull'H5N1 e sui virus della cosiddetta aviaria, H7N7, H7N9, H9N2. Emergevano ogni 6 mesi, ne emergeva uno. Perché? Perché c'erano questi allevamenti in buona parte nel sud-est asiatico e queste situazioni che non avrebbero dovuto crearsi un po' in tutto il mondo, di promiscuità, per esempio, tra animali che per milioni di anni avevano vissuti molto distanti gli uni dagli altri. Questi sono stravolgimenti di ecosistemi microbici che noi abbiamo prodotto, e mi riferisco ancora a questa visione d'insieme che anche sul piano scientifico dobbiamo recuperare.
Ci fu allora già chi disse: non è vero, stiamo esagerando, lanciamo allarmi. Qualcuno, i soliti complottisti, a dire: è l'OMS perché è d'accordo con Bill Gates, vogliono vendere i vaccini. Queste gravissime forme di complottismo mondiale che fanno sì che poi la gente non sappia più che cosa stia succedendo e diffidi di ogni autorità, anche di ogni istituzione sanitaria. Non è così. Purtroppo, invece, la pandemia aviaria non è emersa con la drammaticità temuta solo perché l'H5N1 non ha fatto la capacità di evolvere, ora lo vedremo come funzionano i virus, in modo tale da agganciare le vie respiratorie superiori, per cui non è diventato contagioso, ma quando raggiungeva i polmoni delle vittime, di solito esposte a grandi quantità di virus negli allevamenti, per esempio, letteralmente creava la stessa situazione della spagnola del 1918. Nel giro di 48, polmone emorragico, il polmone si trasformava in una massa oscura che sembrava il fegato, così lo descrivevano gli anatomopatologi, quindi una malattia terrificante. Non è passata, mi viene da dire, per grazia di Dio, ma soltanto perché in qualche modo abbiamo capito, abbiamo riconosciuto, abbiamo cominciato a lanciare allarmi, siamo stati molto criticati allora perché abbiamo, secondo alcuni, esagerato. Invece no, è esattamente quello che avremmo dovuto fare questa volta e che non è stato fatto. Non è stato fatto perché appunto non si ha ancora la visione d'insieme. Io non mi soffermo su queste prossime 3 o 4 diapositive, ma sono quelle su cui spero che la prossima volta potremo riflettere. A mio parere, lo dico e lo sottolineo, quando il direttore di Radio Maria ha detto: non si può non ricordare che un evento epocale ci chiama in causa e ci fa di nuovo riflettere, nel senso della veramente della teodicea, spiegare ma come mai in un mondo governato da un Dio buono e onnipotente avvengono queste cose, è stato criticato, a mio parere, in modo fuorviante da persone che pensano di essere illuminate, che ragionano secondo una logica per cui Dio, tutto sommato, non si dovrebbe occupare dell'uomo. Ma questa è una logica aberrante. Io non mi posso soffermare oggi, però ho cercato in queste poche frasi, poi lo ripercorriamo insieme la prossima volta, le prossime volte, per esempio ci sono alcuni passaggi della storia della Teodicea che fanno riflettere. E anche il fatto che negli ultimi decenni personalità del mondo scientifico come Albert Einstein, che tutti amiamo, è stato amato anche in fondo per frasi del tipo, a mio parere, un po' superficiali: io amo il Dio di Spinoza, che è un Dio che si occupa dell'armonia delle sfere e non delle cose umane. Queste sono frasi molto pericolose, non è il Dio cristiano, non è il Dio del cristianesimo. È un Dio, qui dice questo articolo, vicino alle religioni che tutto sommato pensano che l'attività dell'essere superiore non può essere quella di occuparsi di questo tipo di banalità. Assolutamente non vero. Non c'è evento, e qui si dice, è più il Dio dell'Antico Testamento quello di cui si parla in questi frangenti, no, è il Dio di Cristo. Io credo, ma su questo vogliamo poi riflettere insieme, che quando Cristo dice non un passero cade al suolo senza la volontà del Padre vostro, e dice perfino i capelli del vostro capo sono contati, di fronte al dramma che stiamo vivendo, è chiaro che se Dio decide che deve andare avanti è perché, come dice Sant'Agostino, c'è un bene più grande che noi non riusciamo a vedere attraverso il dramma, ma il dramma in qualche modo Dio lo lascia succedere nella misura in cui noi stessi ce lo siamo costruito. È un po' lo stesso discorso di Auschwitz, quando alcuni pensatori come Hans Jonas hanno detto: Auschwitz è stata la dimostrazione dell'impotenza di Dio. Allora io credo che bisogna ritornare a pensare su queste cose. Se Dio è per noi, esiste, è buono ed è onnipotente, è il discorso della Teodicea da sempre, non si può accettare filosofie di questo tipo, bisogna tornare a un confronto e a ricollocare tutto quello che stiamo vivendo anche in una luce più grande, per cui secondo me invece aveva fatto molto bene il direttore di Radio Maria, e il fatto che sia stato attaccato è grave, dimostra quanto poco noi vogliamo capire questi personaggi, alcuni dei quali anche noi abbiamo sempre stimato e amato,
Per esempio parleremo in uno di questi incontri, spero, dell'evoluzionismo dominante, della visione darwiniana dell'evoluzione, perché l'evoluzione ha una sua logica, è assolutamente fondamentale, è stata anche riconosciuta per esempio da Papa Giovanni Paolo II come un modello significativo nell'ambito dell'evoluzione delle specie, ma non è necessariamente quella a cui pensava Darwin, notoriamente condizionato da un pensiero anticattolico o anti-anglicano in quel caso, per cui la natural selection, una sorta di provvidenza oscura, quasi priva di intelligenza, decide le sorti e l'evoluzione delle specie. Queste sono, non è scienza, non si può inserire un concetto come la natural selection e spiegare tutto, perché non è partire dalla realtà, ma è inserire il tutto in un quadro filosofico che purtroppo è dominante. Lo faremo insieme questo percorso, perché per esempio forse non sapete che noi continuiamo a pensare il cancro come un incidente genetico in cui per esempio le cellule neoplastiche degenerano per sfortuna e poi arriva la natural selection che le sceglie e le premia in quanto dotate di mutazioni vantaggiose. Darwin. Non è così. Il cancro sempre più chiaramente è legato al fatto che noi abbiamo trasformato il mondo in cui viviamo, riempendolo di pesticidi e di tutta una serie di agenti pericolosi, abbiamo creato le premesse per cui le nostre cellule cercano di difendersi e mettono in campo delle strategie molecolari che hanno milioni di anni, non è per niente un incidente genetico. Le visioni così astratte e così, diciamo, critiche negative che hanno portato ad alcuni, guardate Dawkins per esempio, a parlare di Dio, questo è un bestseller venduto in 135 paesi che parla della illusione di Dio dicendo noi ormai abbiamo dimostrato che Dio non esiste, tra virgolette, partendo da questo tipo di modelli. Ecco, io credo che tutto questo lo dobbiamo affrontare insieme, anche perché abbiamo ormai anche sul piano scientifico la possibilità di farlo. Sempre più chiaramente la natural selection non è la chiave di volta per capire nulla di quello che stiamo vedendo e vivendo. Allora, a partire da tutto questo, entriamo nello specifico e nel coronavirus e in questa pandemia. Questo è stato un incontro organizzato a livello mondiale dalla Società Internazionale di Ginecologia. A me era stato dato la possibilità di inquadrare proprio la pandemia sulla base di questi dati che adesso vi faccio vedere. Allora, primo punto, la pandemia era una pandemia annunciata. Non abbiamo ricordato che negli anni, ormai si può dire negli ultimi 20-25 anni, gli allarmi erano legati a delle condizioni ben precise, specifiche, che abbiamo lungamente sottovalutato. Per di più, fino al 1997 eravamo convinti che in fondo noi potevamo controllare tutto. Nel 97 l'H5N1, un nuovo virus influenzale, uccide un bimbo a Hong Kong. Chi studiava queste cose dal 97 è in allarme, perché non succedeva dal 1918 che un virus dal aviario saltasse nell'uomo e uccidesse un bambino. Da quel momento l'allarme è andato crescendo in chi si occupa di queste cose. Chiaramente è rimasto molto confinato, perché uno dei grandi errori attuali del nostro modo di concepire le cose è che ognuno si occupa solo di un pezzetto. La visione d'insieme ce l'hanno in pochi, per questo è importante un incontro come quello di oggi, un confronto più che interdisciplinare. Deve essere un confronto a 360 gradi, non si affrontano problemi così grandi se non in una visione più ampia, in una Weltanschauung nuova o forse antichissima. Allora, nel 1997, poi nel 2003, poi nel 2004, SARS, 2002 scoppia il primo focolaio di coronavirus, tutti abbastanza stupiti. Io mi occupavo un po' di genetica dei virus ed ero consulente di un colonnello dell'esercito che purtroppo poi ci ha lasciato, una persona veramente, io direi oggi, illuminata. Ebbene, già quella volta avevamo fatto un piano di emergenza in cui chiedevamo di usare gli ospedali militari per creare dei corridoi alternativi e non far entrare, in caso di pandemia reale, il virus negli ospedali. Io sono convinto che fin quando non faremo questo non fermeremo la pandemia. Allora, questo perché? Perché quando nel 2003, 2004, 2005 abbiamo cominciato ad analizzare questo problema, ci hanno dato degli allarmisti.
hanno detto, come purtroppo succede in questi casi, beh, non esageriamo, ormai siamo nel 2005, non esiste più la paura legata alla spagnola, ormai dominiamo qualsiasi cosa. Questo è ubris. Questo non si devono affrontare problemi così grandi in questo modo. Gli asiatici hanno imparato, gli asiatici hanno avuto l'aviaria, hanno saputo fermarla, hanno avuto il coronavirus, hanno saputo fermarlo nel 2003. In questi ultimi mesi hanno saputo fermarli, perché hanno fatto sufficiente, non voglio dire con umiltà, ma con consapevolezza sì, hanno rivisto la storia antica e quella recente. Mentre di fatto la letteratura scientifica era piena di questo tipo di avvisi. Dal 2007 in poi c'erano articoli scritti dai cosiddetti virus hunters, i cacciatori di virus, che notavano questo primo grande rischio, cioè non è più la popolazione aviaria, quella da cui passano i virus pericolosi, è un amico nemico molto più vicino a noi che è il pipistrello. Siamo entrati nell'epoca del pipistrello, ma guardate che non è una cosa da poco, perché il pipistrello prima di tutto convive nelle periferie delle grandi megalopole del sud del mondo con noi. Poi ha delle abitudini pericolosissime per noi, soprattutto i pipistrelli frugiferi che buttano letteralmente, masticano la frutta e la sputacchiano in giro. Non è una cosa bella, ma questo si è visto che è drammaticamente pericoloso, perché i bambini in queste città sono talmente poveri che raccolgono tutto questo, capite? Sono realtà che sono state studiate ormai da 15 anni. Ma nessuno si è preso la briga di dire attenzione, fermiamolo, fermiamo tutto questo. E soprattutto perché il pipistrello è un mammifero. Questo significa che le sue vie aeree superiori sono molto più simili alle nostre e che un virus che impara ad agganciare le sue, e sono millenni che il pipistrello è classicamente pieno di virus, perché ha un sistema immunocompetente formidabile che riesce a dominarli, ebbene questi virus si adattano molto più facilmente alle nostre vie aeree che non i virus aviari. Ora, tutto questo vi assicuro, noi lo sappiamo e lo scriviamo da anni. Io adesso, ecco, questo per esempio è un articolo del 2007, non ho il tempo, ma vi farei vedere, c'è una letteratura molto ricca che abbiamo portato all'attenzione dell'OMS, e l'OMS sono anni che propone ai vari stati, tra cui il nostro, di aggiornare, diciamo così, i piani pandemici che sono vecchi di almeno 10-15 anni. E questa è una prima motivazione per cui noi abbiamo trascurato questo. A marzo, quando scoppia il disastro, io avevo cominciato a lavorare con dei colleghi, poi mi sono deciso, vi faccio vedere tre articoli molto rapidamente, di scrivere invece su giornali di grande tiratura, perché mi sono detto è più importante far conoscere queste cose a chi normalmente queste cose non le conosce. Questo è stato il primo, si chiama The Italian Drama, ed era il tentativo, vedete, avevo messo anche l'immagine di Marquez della morte annunciata, perché dicevo è una pandemia che noi da anni segnaliamo come probabile, come vicina, non abbiamo fatto nulla di quello che per anni abbiamo chiesto, non è stato fatto nulla. La cronologia, molto brevemente anche in questo caso, noi sappiamo da fine dicembre che ci sono polmonite atipiche, noi sappiamo dal 2 di gennaio che in Cina ormai è quasi chiaro che è un coronavirus che sta dilagando, lo abbiamo detto in tanti ai nostri governi, ministeri eccetera, siamo arrivati al 12 gennaio, voi da lì non vedete, ma insomma non c'è bisogno di andare a vedere tutte le tappe, il 12 gennaio i cinesi avevano già pubblicato la sequenza del coronavirus, c'è qualcuno che continua a scrivere in giro, nessuno ha mai isolato il virus, stiamo scherzando, questi virus come adesso vedremo sono anni che li seguiamo e li studiamo, nel 12 di gennaio c'era già la sequenza pubblicata dai cinesi, poi dall'Istituto Pasteur, poi dallo Spallanzani, poi da tanti altri istituti, a quel punto bisognava fermare tutto. Ma l'economia in questo momento, se uno dice fermiamoci, rallentiamo, immediatamente diventi un nemico del sistema. Invece lì bisognava immediatamente dire ma li abbiamo i piani pandemici? È importante, possiamo mettere già in campo dei test diagnostici sufficienti? In Asia immediatamente lo hanno fatto prima i cinesi, poi i coreani, Taiwan,
Hong Kong, paesi che non si amano tra di loro, tra l'altro, come sapete, Cambogia, Vietnam, se andate a vedere, in questi paesi non ci sono praticamente decessi. C'è qualcuno che dice, ah, perché non li denunciano? No, guardate, che io ho colleghi che lavorano lì e che possono testimoniare, non ci sono più decessi praticamente da fine di giugno. Quindi vuol dire che ha funzionato e che si poteva fare. A notare le altre date che lì sono segnate, io poi ovviamente vi lascio le diapositive, le guardate con calma, le altre date indicano che da marzo in poi in tutto il mondo ci sono stati casi, non solo in Italia, ma già a febbraio c'erano casi in Francia, in Canada, in Australia, in Brasile, eccetera. Perché? Perché nel 2020 un virus fa il giro del mondo in 48 ore, non ci mette mesi come per la peste del 1400, ma neanche 10 giorni come è successo nel 18 e neanche i 5 giorni in media del 57. Nel giro di poche ore si trova in giro per il mondo, quindi ancora una volta lo sapevamo. Abbiamo sottovalutato perché, come vi dicevo prima, purtroppo le leggi dell'economia prevalgono su quelle della scienza e della riflessione anche. Ecco, rapidamente, Corea, Cina riescono immediatamente a fermare tutto. Io corro perché ho qualche problema con la segnalazione, per cui non riesco ad andare sufficientemente in fretta. I paesi anglosassoni si trovano i più spiazzati di tutti, perché inizialmente, e lo dicono anche, prevale una logica un po' darwiniana della serie, e lo dicono i loro capi di Stato, dobbiamo lasciare che il virus operi perché non ha senso interferire con la natura, bisogna far sì, guardate che ci sono frasi di Darwin per cui non bisogna vaccinare perché si interferisce con la selezione naturale. L'idea aberrante, a mio parere, è proprio questa, che noi se avessimo bloccato la pandemia avremmo bloccato la selezione naturale. Follie, perché se lasciamo dilagare un virus in un qualsiasi paese del mondo, quel virus più circola, più muta, più diventa pericoloso per tutti. Quindi non ha senso, è una logica che ovviamente avete visto risultati negativi non solo per loro. Nel giro di un mese, vedete, questo è fine di marzo, noi abbiamo avuto i primi casi a Vo', l'Italia purtroppo è stato il primo paese che è stato investito in pieno, diciamo, in Occidente. Dopo un mese guardate dove erano gli epicentri, era l'Europa che è stata investita in pieno. Ora non ho il tempo di commentare i dati, ma vi faccio vedere questo era praticamente, se vedete, il 25 di marzo, un mese dopo Codogno e Vo'. Guardate come già in Europa i casi sono drammaticamente aumentati, in Italia ci sono già 6.800 decessi, guardate negli Stati Uniti, in tutti gli Stati Uniti c'erano 670 morti ancora. Si poteva fermare, non l'hanno voluta fermare, non hanno creduto, non hanno capito l'urgenza, perché allora veramente loro avrebbero potuto capire tramite quello che stava succedendo in Europa, ma la logica è stata un'altra. Guardate già dopo pochi giorni, Stati Uniti 9.559 casi. Nel giro di 10-15 giorni la situazione era già totalmente cambiata. Ovviamente tutti questi dati li dovremmo vedere con calma, io qui li faccio vedere, guardate già dopo 3 settimane, 14 aprile, cosa è successo. In Italia ci sono quasi 20.000 decessi, anzi ci sono 20.000 decessi, 18.000 in Spagna e 22.000 già negli Stati Uniti, che avevano 20 giorni prima 600 morti. Capite la rapidità? Quindi qui c'è stato un errore enorme, di una sottovalutazione enorme, legata proprio a questa logica pseudoscientifica, pseudofilosofica, lasciamolo andare, non esiste, non si può. Quando un virus di questo tipo in una società moderna lo si lascia andare, succede esattamente quello che non possiamo più provare. Forse speriamo che questa volta è servito almeno a imparare per il futuro. Le società, ecco, alcuni personaggi lo sapete, io veramente non voglio criticare nessuno, ma questa logica è stata proprio impersonata dai maggiori rappresentanti di questi paesi. Allora, che cosa era prevedibile già ai primi di marzo? Guardate com'è interessante questo primo grafico, dalla chiusura in poi. Vedete la figura com'è interessante? Sono in proporzione in Italia. Da un lato i casi, dall'altro i decessi. Lentamente, con un primo problema che vi segnalo, vi do subito le chiavi perché non possiamo, c'era un bias profondo di campionamento. Perché? Perché ultimamente abbiamo sentito tanti esperti e pseudoesperti dire, beh, ma il virus non è più quello di marzo, non è così violento, il virus si è indebolito.
Assolutamente non vero, per due motivi. Primo, perché un virus nei primi mesi o anni in cui passa nella nuova specie casomai muta a suo vantaggio, quindi casomai diventa più contagioso, adesso lo vedremo, e più virulento. Non si può indebolire per un mistero che non esiste. Ma soprattutto quello che non abbiamo calcolato è che nel primo mese, a febbraio-marzo, noi non abbiamo capito, ma adesso lo sappiamo e dovremmo fare una verifica retrospettiva, che c'erano già migliaia di casi. Per cui non è vero che è partita a freccia. Noi l'errore di fondo è stato, ma adesso vedremo che l'errore di valutazione è venuto proprio dalle maggiori autorità e istituzioni, fare il tampone solo ai, diciamo, clinicamente più gravi. Errore clamoroso, perché chiaramente non si è capito che attorno c'erano già decine di migliaia di portatori. Si è valutato un tasso di letalità altissima rapportando ai pochi tamponi i casi e si è confuso l'essenza della malattia. Quindi non è vero che la situazione era più grave allora, adesso diciamocelo, casomai è più grave adesso. Adesso è come se fossimo di nuovo a fine febbraio, con un mese di aumento alle spalle, allora non lo sapevamo, ma adesso lo sappiamo, c'era stato e non l'avevano scoperto, ma adesso non abbiamo quattro epicentri, soprattutto Lombardia e un po' Emilia-Romagna e Piemonte, adesso ne abbiamo 20 in Italia e soprattutto abbiamo situazioni come, diciamocelo ancora una volta, Napoli, che è una situazione veramente potenzialmente esplosiva, perché abbiamo milioni di persone, molte delle quali per ragioni sociali ed economiche non sono in grado e quindi nascondono a se stessi e agli altri la loro situazione. Capite perché il presidente della regione Campana ha ragionissima purtroppo a dire: guardate, aiutatemi a chiudere. E paradossalmente, non so se avete visto, nonostante sia stato il primo a chiedere chiudete per favore, non lo ascoltano. Invece ha ragione lui. Guardate l'aumento dei casi, ora vado molto rapidamente sulla casistica, guardate l'errore fondamentale fatto dai cosiddetti esperti inizialmente, che valutando le curve della Cina e in generale dei paesi asiatici avevano pensato si smorzerà automaticamente nel giro di un mese. No. Si smorza non automaticamente, si è smorzato dopo 50 giorni di lockdown, perché hanno criticato il lockdown, ma il lockdown è stato necessario, casomai perché tardivo, ma importantissimo, perché ha sbarrato la strada al virus che si è fermato solo nella zona dell'epicentro iniziale. Quindi anziché protestare in questi casi bisogna andare a vedere i casi, bisogna vedere quanto si è sbagliato con l'indice di letalità, diciamo, gonfiato per errore. L'indice di letalità lo si calcola mettendo i morti al numeratore e i casi della malattia al denominatore. Noi pensavamo che i casi fossero quelli positivi facendo 20.000 tamponi, adesso ne facciamo 200.000 o 300.000 al giorno, capite che era stato un errore enorme, di cui però adesso possiamo tener conto. Vedete l'epicentro, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, le tre regioni da sole facevano il 70% dei casi, se non si fosse fatto il lockdown, nel giro di 20 giorni avremmo avuto l'Italia piena. Quindi io pensavo, vedendo questi dati, e non mi soffermo, vedete, questo era il 19 di marzo, avevamo in tutto ancora un numero di decessi tutto sommato contenuto, vedete la linea rossa, 3.000 decessi, guardate già dopo una settimana 7.500, dopo un'altra settimana 13.000, questo stava succedendo, questo sarebbe successo con questo ritmo se non si fosse fatto il lockdown. Quindi a questo punto un altro dato significativo era la differenza enorme tra le due regioni dove era iniziato l'outbreak epidemico, che erano la Lombardia e il Veneto. Dopo un mese la Lombardia aveva 10.000 decessi, il Veneto ne aveva 750. Perché? Per il semplice motivo che il Veneto, per una serie di contingenze, e grazie anche a un collega che ha avuto la consapevolezza di chiedere al governatore chiudiamo, non facciamo il carnevale di Venezia, chiudiamo le università eccetera, si dicono i nomi solo di quelli che hanno agito positivamente, il collega, il parassitologo Crisanti, immediatamente è stato fatto il lockdown sulla regione, prima, 10 giorni prima, e sono bastati 10 giorni a fare questa differenza. Quindi io dico a questo punto, veri dubbi non ne abbiamo. Se voi andate a vedere in Cina questo articolo che era stato fatto dai cinesi subito, guardate com'è interessante. Hanno fatto, appena hanno visto che i casi aumentavano significativamente, lockdown di un'intera regione, 62 milioni di abitanti, grosso modo è l'Italia,
L'hanno chiusa in pochi giorni, nessuno usciva, nessuno entrava. Il 90% dei morti in Cina sono stati qua. La Cina è stata in buona parte risparmiata dal virus. Quindi, di fatto, cosa vogliamo dire? C'è stato un divide molto netto tra la zona interessata dalla pandemia iniziale e tutto il resto, grazie al lockdown, che è stato fatto con grande rigore. Ricordiamocelo questo, insieme al fatto che i cinesi appena sentono parlare di virus pandemico, mascherine dalla mattina alla sera, lo sanno. Non è questione di ubbidire, come qualcuno ha detto, a un potere autoritario, no, è consapevolezza, sono abituati. Noi, adesso poi vi farò vedere, che il primo mese non la volevamo la mascherina, cioè pensavamo che era giusto ribellarsi, e qualcuno lo pensa ancora. Allora tutto questo va detto, ma va aiutato anche chi ancora non ha capito a capire. Quello che è mancato è non solo un'informazione, ma una comunicazione. Per questo incontri come questi sono, secondo me, veramente, e vi sono sinceramente grato, perché ci date la possibilità di trovare la modalità migliore per comunicare i dati da un lato e la possibilità di convincere chi non li ha avuti nella forma migliore. Dobbiamo farlo capire a quelli che ancora sono convinti che ci si deve ribellare. Guardate i paesi occidentali, in tutti i casi hanno avuto il grande aumento e hanno aspettato un mese per fare i lockdown. Guardate la Corea come esempio, che è stato l'unico paese asiatico che ha tardato un po' rispetto agli altri, però comunque non ha avuto il grande aumento perché pochi giorni dopo hanno fatto il tracciamento. Cos'è il tracciamento? Il tracciamento significa mettere in campo in un paese di, per esempio l'Italia, 60 milioni di abitanti, subito squadre di giovani volontari formati e protetti che possano tracciare sul territorio i casi e i loro contatti. Anche retrospettivamente non lo può fare il servizio sanitario, non è in grado di farlo perché non solo costerebbe una quantità enorme di denaro, ma soprattutto gli operatori sanitari sono già impegnati in mille cose. Cosa ci voleva farlo? Bisogna farlo, bisognerà farlo. Solo che nel momento in cui, come adesso, siamo in seconda ondata, è già tardi. Ora c'è bisogno di un periodo, lo dico perché tanto credo che sia sotto gli occhi di tutti, di blocco, ma poi se vogliamo fermare la pandemia dobbiamo fare corridoi, percorsi alternativi, quello che abbiamo chiesto da febbraio, cioè non fare entrare il virus nell'RSA, non fate entrare il virus negli ospedali, non fate entrare il virus nei pronto soccorsi, non fare entrare il virus negli ambulatori. Come si fa? Semplicissimo, come hanno fatto i cinesi, creare delle strutture alternative dove chiunque abbia il dubbio possa passare e fermarsi fino a quando non è verificato il tampone e fatto il triage. E il tampone si positivizza dopo 5 giorni dal contatto, perché altrimenti se si fa troppo presto viene negativo, perché? Perché il virus ancora non sta replicando in gola. Allora tutto questo lo sappiamo, dobbiamo tenerne conto, dobbiamo fare in modo che, e questo è l'altro dato incontrovertibile, tutte le regioni, tranne le 3 o 4 del nord, hanno avuto il beneficio del lockdown. Il virus ad aprile non è passato, c'è stata quasi la linea gotica, è arrivato fino in Liguria e fino al nord delle Marche, per fortuna di quasi tutti noi, non è arrivato in Toscana, nel Lazio e soprattutto nel centro-sud, dove adesso invece purtroppo è arrivato. Questa è la differenza dalla prima ondata. E quando gli analisti sono andati a vedere, questi sono gli eccessi di mortalità, guardate gli eccessi di mortalità nel nord Italia. Il grafico lo fa vedere, rispetto agli anni precedenti, 140% in più nei primi 2 mesi di mortalità, dove soprattutto in Lombardia, ma anche in alcune regioni, diciamo, minori del nord. Guardate quando comincia ad aumentare, anche qui vado un po' in fretta per ragioni ovvie, ma insomma, vedete, è pazzesco, in tutte queste città parte nello stesso minuto, c'è uno spike iniziale, assolutamente in parallelo, innegabile, e poi le stesse analisi hanno visto che è molto superiore ai dati che sono stati forniti. Questo l'aumento, l'eccesso di mortalità tra inizio di marzo e metà aprile, e poi per grazia di Dio e per grazie al lockdown è andato a diminuire rapidamente, ma guardate questo dato insospettato, questi sono i dati ufficiali, questi sono i dati reali se uno va a vedere i comuni del Bergamasco e del Bresciano. Questa è la realtà. Dove non si è potuto fare il lockdown, dove si è arrivato tardi, il virus girava già a far 100.000, 200.000, 500.000 persone, perché ci mette una settimana un virus e viene lasciato girare. Allora tutto questo sono lezioni che noi abbiamo immediatamente messo da parte, abbiamo pubblicato
in tutto, dove abbiamo potuto, perché non abbiamo avuto un'interazione facile con le cabine di regia. Questo è un dato che è circolato molto, ma anche troppo, cioè il dato che a morire sono quasi soltanto gli anziani. Ora, questo ha portato anche a frasi, diciamo, tristi del tipo: beh, tanto poi alla fine a morire sono persone che avevano da vivere ancora pochi anni. Scusate, ma questo non avrebbe dovuto dirlo nessuno. Ma tanto più che non è del tutto vero, perché questo si chiama in epidemiologia classica harvesting, mietitura. Un qualsiasi agente che salta di specie inizialmente fa la mietitura, cioè colpisce quelli che sono i soggetti più fragili, ma inizialmente è così. Dopo, se lo lasciamo dilagare, si adatta, muta e poi dopo sono guai per tutti. Quindi, oltretutto, è una frase sciagurata quella. Allora, queste le faccio veramente scorrere. Fin da allora queste cose ho cercato di dirle dove ho potuto, nelle interviste sui giornali. Ho detto chiaramente che noi dovevamo aggiornare il piano pandemico, che quello che era successo nei paesi asiatici per una volta, questa era la Gazzetta della Repubblica, guardate la data, 17 gennaio, e già si parlava di un virus probabilmente pandemico, e addirittura già il 31 gennaio noi siamo in fase di allarme pandemico. 31 gennaio. Cosa si è fatto dal 31 gennaio al 24 di febbraio? E guardate, non è un'accusa, è semplicemente il fatto che tutte le democrazie occidentali hanno, tranne la Germania, devo dire, lo ripeto perché è così, hanno avuto un mese di tempo di latenza perché non erano abituate ed erano convinte in maniera un po' superficiale che tanto i nostri sistemi sanitari erano a prova di virus. Non è vero, per un semplice motivo, che il virus lo si ferma sul territorio, non lo si ferma negli ospedali, non lo si ferma con la logica farmacologica, lo si ferma prima e lo si ferma mettendo in campo le risorse che ormai abbiamo capito. Quindi bisogna veramente arrivare a un contenimento sociale, un distanziamento, a tutto quello che ormai abbiamo sentito, ma di cui allora si parlava poco. Addirittura si ironizzava sul fatto che i cinesi costruissero continuamente questi ospedali, vi ricordate, nella sola regione di Hubei, 10 ospedali nuovi. Lo hanno fatto in tempo record perché così evitavano che i malati e i positivi andassero negli ospedali. C'era poco da sorridere, era proprio la cosa migliore che si potesse fare. Qualcuno delle nostre istituzioni inizialmente, e non è ancora una volta un'accusa, è semplicemente per dirvi, non erano preparati, ma nel senso non se l'aspettavano. Qui, se voi leggete le frasi, assolutamente di persone esperte, competenti e ai massimi livelli, dicono: beh, abbiamo avuto in tutto 190 casi, addirittura forse è una sopravvalutazione del problema. Ovvero del tipo: le mascherine non esageriamo, ovvero del tipo: è un virus parainfluenzale, vi ricordate? Ora, cos'erano, ignoranti? Erano in malafede? Assolutamente no. Erano semplicemente non preparati a qualcosa che è, e diciamolo e lo sottolineo sempre, un'emergenza straordinaria. La pandemia non ha niente a che vedere con quello che è la medicina di tutti i giorni. È un evento per cui qualcosa di assolutamente imprevisto, ma in questo caso previsto, ma di assolutamente nuovo, nuovo per i nostri sistemi immunocompetenti e per le nostre logiche normali, entra nella nostra vita e rischia di travolgerci. Dobbiamo mettere in campo adesso contromisure vere, razionali e profonde, anche a costo di disturbare qualcuno che è abituato a considerare il sistema come non trasformabile secondo logiche di tipo invece sociale e collettivo. Allora, ancora una volta, le mascherine non erano state usate, qualcuno addirittura, e io mi sono dimesso, ero presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, mi sono dimesso perché avevano cavalcato questa pseudo notizia secondo cui il virus dilagava per le strade perché si avvantaggiava del particolato ultrafine. No, il virus dilaga dentro gli ambienti, spesso nelle case, lo si contagia quando si sta in tanti in ambienti chiusi, è lì che bisogna stare attenti. Questa disinformazione faceva pensare, c'erano figure come queste un po' ironiche, alla vecchia teoria dei miasmi, per cui, non so se vi ricordate, nel 1830 Snow, che era un epidemiologo, scopre la vera causa del colera scoprendo una fonte, nella città di Londra, scopre che il virus, che in quel caso è un virione, è un batterio, è un bacillo, si passa attraverso l'acqua e non attraverso i cosiddetti miasmi che sono della cultura medievale. Ebbene, invece sono tornati a pensare così, siamo tornati a una sorta di terrore, se ci pensate, l'idea
l'idea che, attenzione, se usciamo di casa ci possiamo prendere il virus. Non è così semplice. Il virus ce lo pigliamo se non abbiamo le cautele, se non stiamo distanziati nei luoghi in cui siamo in troppi, se andiamo nei luoghi chiusi senza mascherina. Già questo avrebbe fatto la differenza. Però, come vi farò vedere, ci è voluto un mese e mezzo a dire le cose come stavano. Non perché c'era una volontà negativa, ma perché non c'era sufficiente preparazione e cultura. Io temo che sia un problema di pile. Ricordatevi questo quadro, questo già era presente a marzo-aprile. La gran parte delle persone che incontrano il virus non fanno sintomi, questo lo sapevamo, ma tutti ne parlano con superficialità dicendo beh, molti sono asintomatici, il virus non è così pericoloso. No, questo vale per tutte le epidemie. Una parte, una gran parte delle persone con un virus nuovo non si ammalano, perché poi vi farò vedere perché, perché un virus nuovo deve ancora adattarsi al nuovo organismo, ma questi sono più pericolosi. Cioè in una situazione in cui la gran parte delle persone rimane asintomatica non è una situazione vantaggiosa, è una situazione pericolosa, perché per 10 giorni noi non vediamo nulla. Quindi per questo bisognava creare le premesse, questi erano i giorni calcolati, questa è la famosa continua polemica, il tampone non serve, non so se la leggete su tutti, su internet, ecco, questo è un altro argomento che dovremmo trattare, cioè questo dilagare di disinformazione nella rete senza critica, senza sufficiente meditazione su quello che realmente sono i pericoli della disinformazione. Dilagano le storie per cui i tamponi sono fasulli, i tamponi non servono. Il tampone è l'unico modo che abbiamo attualmente per fare diagnosi rapida, dovrebbe essere rapidissima, anzi al limite perdiamo un po' troppo tempo nel leggerlo per motivi tecnici, ma non c'è alternativa. Il tampone delle vie aeree è sicuro al 75-80%, che non è poco in una situazione come questa, e comunque non ci sono alternative, perché per avere la sicurezza del 100% bisognerebbe fare il lavaggio bronchiale, che chiaramente, come capite, non si può fare. Quindi questa è la situazione, questo fin da aprile era venuto fuori, che la carica virale è importantissima, cioè che ci sono persone che hanno carica virale alta e che fanno il problema. Allora cerco di non vi lascio appunto le diapositive per riflettere, ma una cosa importante è stata abbastanza presto che ci siamo resi conto che a morire erano i nostri colleghi. Cioè come nella SARS del 2003, se voi andate a vedere, erano morte solo 980 persone perché l'avevano bloccata subito, ma credo 600-700 erano medici e infermieri, capite cosa stiamo parlando? Cioè qui abbiamo avuto in Italia quasi subito 180 morti tra medici e non sappiamo perché, poi non si sa perché, si sanno i dati sui medici e non sugli infermieri, sui paramedici, probabilmente sono almeno altrettanti, che è un prezzo altissimo se ci pensate, solo nel primo mese e mezzo, e adesso stiamo ricominciando. Quindi tutto questo, assolutamente, l'OMS aveva già detto, non si può riaprire fino a quando non si chiudano le catene dei contagi, non si hanno i controlli sul territorio, non si ha l'informazione sufficiente data a tutti su quello che bisogna fare e non fare, soprattutto sul fatto che è probabile che ci sia una seconda ondata. Questo noi l'abbiamo scritto a maggio, abbiamo addirittura presentato questa diapositiva facendo vedere il secondo spike drammatico della spagnola e dicendo noi non possiamo rischiare che si torni a ottobre, novembre con una situazione peggio che non a marzo. Quindi questo era prevedibile, perché vi dicevo non scompare di colpo un virus. Allora a questo punto, e questo era il primo articolo, verso fine di luglio, quando mi pare che fosse quantomeno primi di agosto, ho pubblicato il secondo articolo, in cui ho cercato di dire, guardate, ricordiamoci che cos'è un virus, che cosa può fare. Questi sono i dati pazzeschi dei virus che hanno infierito nella storia umana. E in breve, perché molto spesso si leggevano frasi del tipo, non poche, i virus non può fare male perché i virus fanno parte del nostro organismo, stanno esagerando, eccetera. Il virus ormai si è attenuato. Allora vi faccio vedere alcuni passaggi fondamentali. È vero che i virus fanno parte del nostro organismo, è vero che i virus approfittano delle situazioni drammatiche, ma i virus non sono organismi, non sono neanche veri e propri microorganismi. I virus sono pezzetti di informazione genetica.
Alcuni sono a RNA, alcuni sono a DNA. Questi virus sono addirittura la base della nostra vita, nel senso che probabilmente, questo è un grande virologo che scrive all'inizio di questo secolo, guardate che noi probabilmente non esisteremmo se non ci fossero i virus. Tutto questo è vero. Per esempio, si ricorda, questo è Forter, che è un altro virologo importante, ricordava come probabilmente i virus sono la prima forma di vita a RNA, non c'era ancora il DNA. Ma queste forme di vita o di pre-vita sono diventate i veri e propri go-between, i messaggeri, nel senso che si trasmettono tra batteri, addirittura probabilmente ormai sempre più chiaramente anche tra le forme di vita superiore, e passano dei messaggi. Ma quando le cellule o gli organismi sono sotto stress, in senso lato, aumenta il passaggio di questi virus. In particolare quelli più importanti sono i retrovirus. Perché ve lo faccio vedere? Perché di fatto i retrovirus, per esempio, sono stati passano attraverso, per esempio, lo sperma da una generazione all'altra, entrano nelle cellule e nel nostro genoma. Nel nostro DNA il 48% è formata dal retrovirus. Guardate che il retrovirus è, per esempio, l'HIV. Ma questi retrovirus non sono dei nemici, ma non sono neanche delle forme ancestrali rimaste lì per errore, il cosiddetto junk, DNA spazzatura. Sono errori di lettura che ormai dobbiamo sapere essere superati. In realtà questo virus, che questa qui è la forma genica dell'HIV e che si trova molto spesso nel nostro genoma, questo tipo di virus, i retrovirus, sono nel nostro genoma cosiddetti retrotrasposoni, cioè sono sequenze mobili. Si muovono all'interno del genoma e agiscono, secondo un grande genetista che si chiama Gene Shapiro, da veri e propri ingegneri del genoma. Ovviamente questo pure è qualcosa che possiamo un giorno fare, se volete, in una lezione specifica, ma questo per dire che non è il virus che è nemico in quanto tale. Il virus diventa nemico in condizione in cui noi alteriamo talmente gli ecosistemi che i virus di alcuni animali saltano nelle specie dove non dovrebbero saltare. Questo è avvenuto nel 1918, questo è avvenuto dal 2003 in poi. Qui non entro appunto in questi dettagli eccessivi, noi però, ecco, per dire, li conosciamo ormai a fondo i virus, sappiamo un po' distinguere quando un virus è pericoloso. Per esempio, in questo caso, questo è un coronavirus, noi almeno dai primi di gennaio sappiamo che nella sua sequenza c'è la parte che codifica una particolare proteina, che è la cosiddetta proteina spike, di cui avrete sentito parlare sui giornali, che è mutata al punto tale che aggancia facilmente le vie aeree superiori dell'uomo. Allora, perché lo dico questo? Perché la cosa strana, e qualcuno ci ha fabbricato su anche dei romanzi gialli, è che noi non sappiamo bene o male da dove siano venute queste mutazioni. Perché questo è un altro grande problema che dovremo affrontare nei prossimi anni? Perché quello che noi sempre di più sappiamo è che i virus hanno bisogno del nostro organismo, si devono adattare, il primo passaggio sono i recettori delle vie aeree, ma poi devono entrare nelle nostre cellule perché le utilizzano per potersi, per esempio, replicare. Un virus da sé non ha la macchina per replicarsi. Ma come avviene questo? Per adattamento progressivo. Quindi, se un virus sta dilagando nella specie umana è perché probabilmente già da qualche mese, probabilmente già da qualche anno, aveva imparato a farlo. Adesso capite già di cosa stiamo parlando. Questo è un dramma che bisognava anticipare. C'era la possibilità, io non entro nei dettagli molecolari, ma per esempio, questo è molto interessante, per entrare il virus ha bisogno di un recettore che si chiama ACE2, che è sulla parete delle nostre cellule, ma addirittura anche di un altro recettore che agisce in modo combinato col primo, e poi addirittura dentro le nostre cellule ha bisogno di usare il macchinario di replicazione, alcuni enzimi come questo, che vadano a svestire letteralmente il virus della sua capsula, lo portino dentro il citoplasma e gli permettano di usare le nostre cellule come fabbriche per replicarsi milioni di copie. Ora, questo non lo hanno imparato in due giorni, lo hanno imparato nel tempo, ci hanno messo un po' di tempo, noi in quel tempo avremmo dovuto in qualche modo prevederlo. Perché? Science, questo qui è le scienze che è la versione italiana di Scientific American, non è un giornale top science, è un giornale divulgativo ma di livello.
Già nel 2015 e nel 2017 aveva fatto articoli come questo. Nelle grotte di Yunnan, nel nord-est mi pare che sia della Cina, questi pipistrelli sono pieni di bat coronavirus che sono già in grado di passare all'uomo. Lo sapevamo dal 2017, c'è la letteratura, non è più come una volta. Su PLOS, che invece è un giornale scientifico di livello, già si descrivevano queste prime mutazioni. Si vedeva tutta la filogenesi del virus, si vedeva che probabilmente questi virus del pipistrello avevano fatto mutazioni pericolose. Tutto questo nella letteratura lo trovate, e per darvi l'idea, questa proteina, uno immagina, sarà un pezzettino di molecola. Sì, ma guardate la cosa pazzesca, basta che cambi un amminoacido fra migliaia perché il virus di colpo diventi più capace di attaccare i recettori. Di colpo, ma significa dopo mesi di adattamento. Poi tra questi miliardi di virus, perché noi quando incontriamo un virus non incontriamo un virus o 100 virus, ne incontriamo miliardi, si chiamano quasi species virali, nel senso che ogni volta noi incontriamo milioni, miliardi di virus che sono grosso modo simili tra di loro con piccole modifiche, per cui poi alla fine ne prevale uno rispetto alle altre. Adesso vedremo che cosa avevamo capito già da qualche mese. Avevamo fatto la filogenesi del virus, lo avevamo studiato, guardate le date, 2015, il gruppo di Baric, di un importante scienziato che lavora in America ma è di origine slava, aveva già sequenziato questi virus e soprattutto li aveva mutati in laboratorio. Anche qui enormi polemiche, bisogna vietare questo studio, questo tipo di studi, queste modifiche genetiche di questi virus. Ebbene, la risposta, che era, avevano chiesto addirittura una moratoria, cioè fermare questo tipo di studi, ora sul piano morale ha senso, ma sul piano pratico no. Perché la risposta di Baric, di Lanzavecchia e degli altri colleghi era questa: se voi andate a bloccare i laboratori che stanno studiando in modo controllato questi virus per poter mettere in campo le risorse utili a curarli, eccetera, voi favorite quei laboratori che purtroppo magari ci sono nel mondo, magari laboratori militari di nazioni non particolarmente attente sul piano etico e sul piano legislativo, li favorite, perché voi bloccate noi e non potete bloccare loro. Quindi è meglio che lo si faccia in maniera trasparente questo tipo di studi. Anche lo dico perché ci furono polemiche perfino sul fatto che su TG3 era venuto fuori questa storia e tutti avevano detto: ah, perché dietro c'è qualcuno che aveva già programmato la pandemia. Capite com'è facile da queste notizie importanti, tanto più che è sceso in campo un Nobel. Ora il Luc Montagnier, come tutti sapete, è un Nobel, devo dire che è anche presidente sia di due istituti per cui io lavoro, l'ESRI, che è l'European Cancer and Environment Research Institute a Bruxelles, e ARTAC, che è una società scientifica a Parigi. Però Montagnier, io ve lo assicuro, persona onesta, eccetera, qui qualcuno gli ha detto qualcosa che non era vero e lui l'ha messo in circolazione. Montagnier non entra in un laboratorio da 20 anni. Qualcuno lo ha spinto a dire questa cosa, non so bene, non sapremo mai bene perché. Aveva visto che c'erano delle sequenze in questo virus sulla base di un articolo che poi è stato giustamente ritrattato dagli stessi autori, che dicevano che il virus ha delle sequenze dell'HIV. Ora, è pazzesca questa roba, che in un coronavirus che sta emergendo, vedete, questo era l'articolo poi ritrattato, l'errore era veramente, per capirci, drammatico. Perché in realtà che cosa avevano visto questi, che poi si è visto erano due giovani ricercatori? In questo periodo è successo che hanno scritto 300.000 articoli sul virus. Non è un numero così, veramente 300.000. Perché? Perché i giornali non fanno a tempo a verificare e allora li vanno a inserire in questi circuiti come questo BioXRIV, che sono archivi e tutti li possono leggere, ma capite, non c'è un controllo scientifico. Questi avevano preso una cantonata, non avevano capito che in ogni virus ci sono delle sequenze simili, soprattutto nella parte che aggancia le vie aeree superiori. È normale, è un problema di filogenesi di milioni di anni, quindi avevano preso una cantonata, è stata ripetuta, però è servita a chi non vuole capire a non capire che in realtà noi da mesi, veramente da anni, seguiamo questi virus. Questo è un sito che, se vi interessa, trovate interessantissimo, Next Strain,
in cui tutti questi ceppi vengono sequenziati. Qui lo vediamo meglio in dettaglio, vedete queste palline rosse sono il cosiddetto ceppo di Wuhan, vedete che già da mesi noi sappiamo che ci sono una serie di ceppi che hanno il 96% di sequenza simile a questo virus del pipistrello. Quindi tutto questo si sa in maniera molto trasparente, si cerca ovviamente di vedere se ci sono mutazioni in atto. Già dal momento in cui alcuni mesi fa se n'è trovata in particolare una, che è questa, per farvi capire la potenza di una singola mutazione che diventa dominante, in questo caso, scusatemi, ecco, in questo caso è bastato che un aminoacido su quella punta che vi ho fatto vedere prima, da acido aspartico, venisse sostituita da una glicina perché il virus diventasse enormemente più contagioso. Ma non è un caso, è perché purtroppo più circola in una popolazione chiusa, più tende ad adattarsi e più muta. Ed ecco, vedete, le zone arancioni erano quelle iniziali, c'era quello con l'acido aspartico, poi zone blu comincia a dilagare quello più contagioso ed ecco l'outbreak in Europa, negli Stati Uniti e nelle Americhe. Questo si sapeva e proprio nonostante questo qualcuno quest'estate ha cominciato a dire il virus è diventato molto meno pericoloso, eccetera. Sulla base di cosa? Non si sa. Sulla base di analisi puramente cliniche per cui vedevano, grazie al lockdown, che il virus, anche per il fatto che molti di noi eravamo molto più attenti, per cui il virus dove girava? Tra i giovani, in estate soprattutto, tutti hanno aperto come se niente fosse, i giovani, come sappiamo finora, e speriamo che duri così, non sono particolarmente in pericolo, ma il virus dilagava fuori. Allora, queste sono un po' troppo tecniche, non c'è bisogno, però per dirvi, gli studi anche sulla parte più specifica, sul modo in cui il virus inizialmente entra nell'organismo, ma prima di dare sintomi ci vogliono giorni, e come vi dicevo questo è uno dei pericoli, la lunga incubazione, ma quando poi realmente dà una risposta infiammatoria eccessiva è perché il virus, quando riesce a entrare negli endoteli, cioè vedete, questo è un articolo di giugno di Lancet, quando entra dentro le pareti dei vasi diventa pericolosissimo quando rientra a entrare. Allora qual è il vero problema? Il vero problema è che nella prima fase quali sono le vittime del virus? Quelli che hanno già la parete vascolare infiammata. Chi sono? I grandi fumatori, gli anziani esposti a inquinamento atmosferico da molto tempo, hanno una cosiddetta disfunzione endoteliale, quando arriva il virus scatena questo vero e proprio pandemonio che in realtà, se vediamo meglio la prossima immagine, è stata descritta come cytokine storm. Vedete, questo è un termine che fa riferimento a un vero e proprio uragano, perché queste proteine che innescano una reazione infiammatoria, non è il virus che uccide, nessuno di questi virus, né quello della spagnola, né il SARS-CoV-2 e neanche l'H5N1, che vi ricordo, quello dell'aviaria, aveva un indice di letalità del 56%, significa una persona su due potenzialmente, non uccidono loro, uccidono provocando in alcuni organismi una reazione infiammatoria eccessiva, che può essere bloccata, ma deve essere individuata per tempo e deve essere soprattutto, bisogna stare attenti, in questo caso questo virus, altro aggravante, viene ad agganciare questi recettori ACE2 che non si trovano solo nei polmoni, ma in tutti i vasi di tutti gli organi principali, compreso il cervello. Questa è un'altra nozione che è emersa. Sì, io mi fermo quando c'è da fermarsi, io faccio il quadro per come posso. Ecco, un altro quadro importante, e speriamo che duri, il bambino. Il bambino, voi lo sapete da sempre, il pediatra diceva già in epoca direi preistorica della pediatria alle mamme, fate in modo che i bambini piccoli si incontrano il virus quando sono piccoli. Perché? Perché il loro sistema immunocompetente non è troppo reattivo, è ben calibrato. Perché? Perché per ragioni ancestrali noi abbiamo sempre incontrato i virus nei primi mesi o anni di vita. Guardate il virus della polio. Il virus della polio era un virus banale, era un virus gastroenterico fino a quando i bambini lo incontravano giocando per terra nei primi due anni di vita. Quando negli anni 50 asfalto, iperigienizzazione, non incontravano il virus fino a 3-4 anni, parte la polio drammatica. Capite come sempre c'è un errore di valutazione? Il bambino deve giocare nel giardino e per terra nei primi mesi. Fatelo capire, oggi è difficile tornare da allora, ma quello che succede è che il virus comunque, se noi lo incontriamo, il morbillo, il virus del morbillo è una malattia
drammatica nella storia, ha fatto centinaia di milioni di morti. Le epidemie di morbillo erano sempre legate a errori, diciamo, epidemiologici e sociali. Adesso per fortuna abbiamo la vaccinazione, c'è qualcuno che la mette in discussione, ma io in questo preferisco non entrare. Però capite qual è il problema? Il problema è che noi sappiamo che il bambino in generale reagisce meglio e infatti lo abbiamo visto. Io qui vi faccio vedere molto rapidamente alcuni studi che sono venuti fuori sul New England Journal of Medicine e poi su Pediatrics. Scusatemi, ma è proprio che... Temo che sia un problema ormai di pile, forse bisognerebbe cambiare le pile. Voi potete cambiare, scusate, da sopra? Che non mi cambia più. Speriamo, qualcosa. Troppo. Ecco, vabbè, dico, non entro nei dettagli. I bambini fanno forme in generale poco gravi. Però abbiamo visto fin da maggio e giugno che qualcosa stava succedendo di diverso. Dove? Nelle aree in cui dilagava il virus. Per esempio in Italia, nel Bergamasco, a Londra e a New York, dove c'era una carica virale altissima, abbiamo cominciato a vedere questo. Cioè dei bambini, finora molto pochi, per fortuna, con una sindrome molto simile alla Kawasaki. La Kawasaki è un'endotelite distrettuale del bambino. È stata studiata, è comparsa per la prima volta negli anni 60, perché poi abbiamo cercato in tutti i modi nelle cartelle cliniche degli anni 50-40, non esiste la Kawasaki. La Kawasaki è una malattia nuova, esistono le malattie nuove, legate a un innesco, in qualche modo, per esempio, dei virus nuovi che entrano. Allora, che cosa è successo? È successo che abbiamo avuto centinaia di casi di Covid Kawasaki in bambini super esposti, nelle zone in cui il virus circolava in maniera enorme. Quindi aveva una reazione di tipo tempesta di citochine, non proprio, una reazione macrofagica dominante negli endoteli, quindi nelle pareti dei vasi. La Kawasaki, diciamo normale, colpisce il bambino di 2 anni, in questo caso anche bambini più grandi. Lo abbiamo studiata, abbiamo visto che non per caso era successo soprattutto in quelle zone, avevamo notato che in generale, questo pure lo si sapeva quindi ormai da maggio, in coloro che purtroppo avevano forme gravi e letali la carica virale era enormemente più alta che non nella gran parte della popolazione. Avevamo notato che questi che avevano carica virale alta alcune volte erano addirittura paucisintomatici. Capite cosa significa? Significa che erano i cosiddetti super spreaders. Super spreader significa che purtroppo contagiano per ogni persona che ha carica virale così alta 10-100 persone attorno a loro. Capite perché all'inizio, quando aumentano significativamente i dati di una pandemia, bisogna subito fermare. E notoriamente, questo è un importante epidemiologo tedesco, Christian Drosten, aveva notato come anche nei bambini esistono molti casi con carica virale alta, pauci sintomatici o addirittura sintomatici. Ora, tutto questo all'inizio dell'estate aveva fatto sì che già Science, vedete, in estate era venuto fuori con questi articoli, questo di settembre, in cui diceva, guardate, dobbiamo stare attenti, dobbiamo evitare la seconda ondata. Alcuni dei nostri colleghi, qui è uno statistico molto bravo, aveva notato come in realtà, nonostante continuassero a sbagliare l'interpretazione dei dati, quei dati molto alti di febbraio e marzo erano legati a quel campionamento sbagliato che abbiamo detto prima, cioè al fatto che si tamponavano solo pochi, quindi sembrava un indice di letalità altissimo, ma a ben vedere la malattia non era per niente cambiata. Quindi la gravità era costante e allora ci si era cominciati a chiedere cosa sta realmente succedendo. In questo studio si era visto che l'informazione era importante ma cambiava poco la situazione. L'unica cosa importante era cancellare gli eventi pubblici, chiudere i posti di lavoro in cui era più facile il contagio, i trasporti, vedete, poi addirittura chiudere i trasporti nei periodi in cui il virus comincia a circolare o addirittura fare il lockdown, e sono le uniche strategie che messe insieme bloccano la viremia, cioè la circolazione del virus. A questo punto, da quando la gente ha cominciato a capirlo? Guardate l'uso delle mascherine, molto semplicemente. Si può cambiare da lì, scusatemi se lo chiedo, ma qui ogni tanto si inceppa. Ecco, guardate,
I paesi asiatici hanno usato fin dall'inizio tutti la mascherina. Questo ha fatto un'enorme differenza. Se noi andiamo a vedere l'Italia e i paesi in generale occidentali, guardate la differenza. Questi rapidamente, già a febbraio-marzo, cominciano a usare le mascherine e le usano tutti in maniera assolutamente continua. Guardate, in Italia ci abbiamo messo mesi ad arrivare a un plateau di uso della mascherina. Questo è febbraio, questo è luglio. Vedete che i primi due mesi gran parte delle persone, ma così anche in buona parte dei paesi occidentali. Perché? Perché culturalmente per noi era difficile. In alcuni paesi addirittura non l'abbiamo accettata. Per esempio in Gran Bretagna, ancora adesso, pur avendo un indice di letalità molto alto, una diffusione del virus molto alta, la usano solo in parte. Per ragioni veramente culturali. Ora speriamo che si cambi un po' opinione, non per altro, ma perché la mascherina, dobbiamo essere convinti che ci sono due rischi con la mascherina, e cioè bisogna non avere troppa confidenza nella mascherina. La mascherina tutela molto gli altri, non ci difende al 100% negli ambienti chiusi, ma è importantissima, perché uno studio italiano ha fatto vedere che chi usa la mascherina sta molto attento anche a tutte le altre misure, soprattutto il distanziamento. Quindi quelli che criticano l'uso della mascherina, è chiaro che da sola non basta, però è fondamentale creare una cultura dell'attenzione nel momento dell'outbreak. E sicuramente qualcuno, questo è Nature, il più importante giornale scientifico del mondo, che critica Trump proprio perché di fatto compariva volutamente in pubblico continuamente a sfidare un po' il virus. Allora, e per concludere in questi pochi minuti, salto delle parti un pochino troppo tecniche, qui c'è soltanto da farvi vedere che i farmaci li abbiamo in parte sperimentati, ma sono soltanto da utilizzare in buona parte in ospedale e nel momento in cui la forma è conclamata e da parte di persone esperte. Su alcuni, come l'idrossiclorochina e il cortisone, ci sono evidenze parziali. Non ho il tempo di entrare nei dettagli. Il plasma, per esempio, è stato utilizzato e potrebbe essere una risorsa importante, ma anche questa va usata con attenzione. È stata usata per Ebola, è stata usata per esempio nella prima SARS, è stato usato tante volte, perché il plasma non porta solo gli anticorpi, porta per esempio anche le citochine, diciamo, antinfiammatorie, quindi può essere una risorsa importante. I vaccini, l'altra grande speranza inevitabile, però anche qui bisogna fare attenzione. Periodo di epidemia non si può usare il vaccino classico, non si può prendere un virus attenuato, perché se voi pigliate il SARS-CoV-2 attuale attenuato e lo fate circolare in forma attenuata, quello rischia di riprendersi le sequenze nel giro di pochi mesi e di diventare ancora più pericoloso. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna fare un virus geneticamente modificato. Ed è inutile stare in qualche modo a dire: ah, ma allora noi così legittimiamo gli OGM. Noi in questo caso facciamo l'unica possibilità che abbiamo di prendere eventualmente, per esempio, un adenovirus di scimmia, come è stato provato, per fare la sperimentazione usando dei pezzetti di questo nuovo virus e non il virus intero. Così non ci sono i grandi rischi di contagio, ma si usano gli antigeni. Ci piace, non ci piace? A mio parere la speranza è che si possano usare delle particelle artificiali per veicolare queste proteine o gli RNA o i pezzi di RNA del virus. Ma comunque sia, sono vaccini sperimentali, ci vuole cautela, non si può correre, come segnala anche in questo caso Nature, non si può fare la corsa, the race for a vaccine, bisogna arrivare con la sicurezza oltre che con l'efficacia, e ci vogliono 1, 2, 3 anni ed è già un tempo record. Quindi non si può pensare di fermare la pandemia col vaccino, si può sperare di arrivare a un'immunità di gregge, sia naturale sia in parte modo legata all'immunoprofilassi attiva nel giro di poco tempo. Ecco, dicevo, per concludere, questo era l'ultimo articolo che ho scritto da poco, mi chiedevo: ma perché alcuni mettono ancora in dubbio l'esistenza stessa della pandemia, quando ormai ha già, e qui erano i dati dell'inizio di fine di settembre, siamo già a 870.000 morti, quando negli Stati Uniti abbiamo ormai superato largamente i 250.000, quando ormai, e qui siamo a fine settembre, sta tornando in Europa in maniera preoccupante. Vedete l'inversione
segnalata, questo era un articolo che avevo scritto a settembre, vedevo già come in Spagna e in alcuni paesi europei stavano tornando i pericoli, stava tornando la curva. Allora se a questo punto andiamo a vedere, nel giro di pochi giorni, qui siamo a neanche un mese dopo, guardate, eravamo arrivati a 1.100.000 morti, che sono i dati dell'asiatica. Noi già adesso, in 7 mesi, abbiamo i dati, grosso modo, della pandemia asiatica. Qualcuno dice sì, va bene, ma noi adesso noi abbiamo la possibilità di contarli in maniera più sicura. Ma guardate, e questo non è un mistero del tutto, ci sono paesi che non li danno i dati. L'India ne dà in parte, non può, non è che non vuole. Alcuni dicono che sono anche paesi che li nascondono, ma comunque questi sono dati reali. 1.200.000 persone è già morta in 7 mesi, questi sono i dati, quindi rispetto alle altre pandemie è già la più grande pandemia dell'ultimo secolo, se si esclude l'AIDS, che è una pandemia diversa. Quindi di fatto queste sono, a fine settembre queste erano le curve, ancora allora Brasile e India erano nettamente superiori, ma se poi andiamo a vedere subito dopo, vedete già a metà ottobre come la curva dei casi in Europa stavano aumentando pericolosamente, e dopo pochi giorni la curva dei decessi. Ricordiamocelo questo, quando aumentano i casi, dopo 20 giorni noi cominciamo a vedere l'aumento delle terapie intensive, dopo 25 o 30 dei decessi, ed è matematico purtroppo, perché il 5-10% di quei casi diventano gravi e perché l'1-2% di quei casi purtroppo muoiono. L'abbiamo visto nella prima ondata, lo vedremo anche adesso. Adesso se lo fermiamo non potremo impedire un aumento dei decessi per un mese, ma possiamo impedire che dilaghi. Quindi tutto questo ormai lo sappiamo, questo sono, sì, veramente chiuso, scusatemi, è stato anche il fatto che non riuscissi a cambiare con rapidità, questi sono i dati in prospettiva, vi volevo far vedere con gli ultimi dati italiani, vedete, questo è il grafico che ci deve in qualche modo fare stare molto attenti. Questi erano addirittura i primi di ottobre, guardate la crescita esponenziale dei casi, ecco qua, e poi la più lenta crescita, normalmente è così, dei decessi. Quindi dobbiamo evitare di avere questa curva qui, che nel giro di un mese ci porterebbe a questi dati paurosi, che sono i dati statisticamente inevitabili se noi non chiudiamo. Quindi è molto meglio adesso stare attenti e chiudere, non dimenticare questa che era la nostra richiesta di qualche mese fa, fare attenzione, perché non possiamo rischiare di avere quello che era successo purtroppo 100 anni fa. Io mi fermo qui, spero di avervi dato un quadro, spero che non sia troppo allarmante. La mia, come dire, il mio obiettivo è quello di darvi dati più possibile concreti sul piano scientifico. Poi vorrei, e spero che ci riusciremo sicuramente insieme nei prossimi incontri, riflettere su quello che era il punto iniziale, e cioè come dobbiamo pensare l'evento drammatico di cui siamo testimoni, ma purtroppo testimoni anche partecipi, in una chiave più ampia, perché questo è mancato finora. Potere in qualche modo comprendere in diretta, perché nella storia purtroppo succede che ci rendiamo sempre conto a posteriori di quello che è successo. In questo caso abbiamo gli strumenti per capirlo in diretta e subito. Io penso che questo sia importantissimo cominciarlo a fare, e se questo è il luogo, come io penso, adatto, lo vedremo, penso, nei prossimi giorni e mesi insieme. E comunque grazie veramente di cuore di tutto questo.